Amici carissimi, ancora una volta bentrovati, benvenuti in questo salotto diverso dal solito. Siamo in un periodo con tante limitazioni, per cui, come è successo in occasione della prima puntata, andiamo con questa nostra trasmissione che è Piazza del Popolo. In rete. Chiaramente il format è identico a quello che normalmente viene trasmesso attraverso Manfredonia TV, però le interviste siamo costretti anche perché dobbiamo rispettare i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, siamo costretti ad effettuare interviste in casa, ecco perché in rete. Quest'oggi abbiamo il piacere di avere un ospite che conosce benissimo questa trasmissione, è stato nostro ospite gradito già in tante altre occasioni, in tante altre situazioni. Michele De Meo, che tra l'altro è il presidente della Fondazione Re Manfredi, console del Touring Club, componente del consiglio di amministrazione di Marina del Gargano. Ben trovato, Michele. Buon pomeriggio Vincenzo, grazie per avermi invitato a questa vostra diretta, spero di poter dare il mio contributo per questa emergenza che comunque sta mettendo alla prova tutti noi. Non so se vuoi già pormi la prima domanda, visto che comunque ne hai già Certo, tante da... è chiaro che si tratta di una situazione un po' che crea disagio, soprattutto in chi deve operare anche a livello informativo. Siamo costretti a fare gli artigiani in queste situazioni. Quindi tutto si svolge da casa, tutto si svolge da una parte a casa del presidente della Fondazione Re Manfredi e dall'altra da questo improvvisato studio televisivo che però è casalingo. Chiariamo anche questo aspetto. Noi ci troviamo chiaramente in una situazione di piena emergenza. Stiamo ancora attraversando la cosiddetta fase 1, dobbiamo aspettare il 4 maggio per la nuova fase, sperando che la situazione comunque nel frattempo migliori. Michele De Meo è stato anche responsabile dell'Agenzia del Turismo, per cui a livello turistico chiaramente potrà dirci la sua ed è senz'altro un neo che dobbiamo andare in qualche maniera ad evidenziare, a sottolineare quello che potrebbe accadere nella prossima estate, soprattutto in occasione dell'avvio della stagione turistica, che è, tra l'altro in altri tempi sarebbe già partita. Ebbene sì, diciamo che gli alberghi oggi erano già pieni di turisti stranieri, e consideriamo che la Puglia viene presa d'assalto dal turismo straniero che rappresenta il 50% delle presenze in Puglia già dai mesi di marzo. Quindi abbiamo già marzo, aprile, maggio, giugno, per poi riprendere settembre, ottobre. Stranieri che arrivano in Italia sia individualmente che in gruppi per scoprire questa bellissima regione che è la Puglia. Quindi abbiamo il Grand Tour organizzati da Grand Tour Operator, Tour Organizer, che ogni anno, diciamo, di programmazione in programmazione vengono qui per far godere soprattutto gli europei di questa nostra bellissima terra. Quindi abbiamo un turismo più che altro culturale e naturalistico, niente legato al momento, se non di striscio, per quanto mi concerne, il turismo religioso. Quindi parliamo di un mercato che ha una capacità di spendere e di una cultura medio elevata. Ovviamente questo mercato purtroppo si è completamente azzerato. Noi diciamo che abbiamo
visto le prime cancellazioni già da marzo, quindi del mercato individuale, poi abbiamo sperato che l'emergenza finisse in un batter d'occhio, perché si parlava di una semplice influenza. In realtà così non è stata, e abbiamo registrato di giorno in giorno cancellazioni di intere programmazioni. Quindi devo dire Molto, un effetto molto negativo praticamente succederà senz'altro un disastro dal punto di vista economico per tutte queste prenotazioni che sono state in qualche maniera annullate o revocate. assolutamente sì, caro Vincenzo. Il turismo è un settore che non ha magazzino, quindi tutto quello che noi stiamo perdendo giorno per giorno l'abbiamo perso per sempre. Se per dire non avessimo clienti e continuiamo a produrre, diciamo che avremo un magazzino pieno al momento in cui si riprende a partire, quindi si riprende la vendita, avremo più prodotti da vendere. Oggi la quantità da produrre è sempre la stessa, e quindi, per esempio, se un albergo ha 100 camere e oggi ne ha 99 libere, domani non è che ne ha 199 da vendere, ne avrà sempre 100. Quindi quelle 99 camere che non ha venduto è come se l'indomani l'avesse fatturate a 0 euro. Quindi immaginiamo ogni giorno, ma l'intero sistema dell'ospitalità pugliese, ma dico anche italiano, ma volendo anche mondiale, quante camere vengono buttate via. E quindi diciamo che avremo un calo, un vertiginoso calo del fatturato dovuto a queste cancellazioni, per questa emergenza improvvisa. E sicuramente diciamo che potremo salvarci per via di un turismo domestico. Adesso diciamo che è inutile dire quali siano le previsioni, perché fin quando non ci saranno dei protocolli validi, non potremo contare né sul turismo domestico né sul turismo estero. Ecco, vogliamo chiarire ovviamente per chi ascolta cosa si intende per turismo domestico. Sì, allora il turismo domestico è quel turismo che si svolge, quindi che viene consumato all'interno delle mura di un confine di Stato. Quindi il turismo domestico significa che il pugliese va in Lombardia e il lombardo va in Sicilia, quindi entro i confini. Questo è il turismo domestico. Ovviamente, se per dire ci sarà ancora un blocco all'interno delle regioni, il turismo domestico potrebbe essere riferito a quella che è l'intera Puglia, quindi i pugliesi, la Puglia, quindi i pugliesi per la Puglia. Quindi noi potremmo avere turisti baresi, leccesi, tarantini, brindisini. Quindi Beh, diciamo che voglio dirla tutta, non sarebbe male a questo punto, perché sarebbe una forma di turismo che resta a casa, per cui in qualche maniera, essendo la Puglia una di quelle regioni che hanno maggiore frequentazione turistica in Italia, forse in qualche maniera potrebbero essere i pugliesi a compensare le perdite che purtroppo si sono prodotte a causa di questa emergenza. sì, allora diciamo che a compensare no, purtroppo quello che ci mancherà per il turismo estero, che rappresenta in Puglia il 50% delle presenze, nessuno mai lo potrà compensare. Quindi purtroppo diciamo il mercato domestico potrà, non so se garantire la copertura dei costi fissi di una struttura ricettiva, che purtroppo una struttura ricettiva è caratterizzata da un alto costo fisso, che è dato da grandi ammortamenti, grande costo del personale e grandi costi di manutenzione. E quindi diciamo abbiamo bisogno di grandi volumi per raggiungere il break-even point. Quindi purtroppo diciamo che il turismo domestico, intendiamolo adesso in senso lato, quindi il turismo italiano, purtroppo non potrà sostituire quello estero. Perché? Perché noi ci abbiamo dei vincoli. Noi italiani diciamo che siamo abituati a viaggiare né weekend
poi diciamo tra fine luglio ed agosto. Quindi tutto il mercato che comunque si sviluppa, diciamo che dal 5 maggio, diciamo che comunque gli alberghi continuano a essere aperti, quindi maggio, giugno, metà luglio, da chi potrà essere generato? Quindi quelle presenze potranno essere generate più che altro da eventualmente brevi vacanze, quindi short break e weekend o massimo long weekend, perché l'italiano poi va in vacanza a luglio-agosto. E quindi tolti ponti e festività, che ci resta solo quella del 2 giugno, ci siamo bruciati Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, che erano bei ponti, poi diciamo che la fortuna ha voluto anche con bel clima, quindi avremo soltanto i weekend. Quindi allora, Michele, come... vogliamo fare un cenno anche sulla situazione locale, nello specifico Manfredonia. Tu credo che hai un quadro, visto e considerato che sei anche un operatore dal punto di vista lavorativo, visto che tra l'altro svolgi la tua attività lavorativa presso un albergo. Sì, diciamo che la situazione nostra, diciamo in hotel, è uguale a quella di tantissimi altri hotel pugliesi. Ovviamente abbiamo la fortuna di essere un albergo non stagionale, quindi diciamo che abbiamo poco, non abbiamo una maggior spesa per riavviare la macchina, a differenza dei Garganici e dei Salentini, che parlando di alberghi stagionali, alcuni si pongono il problema se aprire o meno. E su questo diciamo che ci sarebbe da aprire una grande discussione, se la convenienza oggi di aprire un albergo, perché comunque si pone anche il problema della, diciamo, sociale. Perché diciamo che oggi consideriamo che un albergo ha un valore solo se produce fatturato, produce reddito. Quindi consideriamo oggi un albergo che non produrrà fatturato, diciamo che il suo valore diminuirà, perché diciamo che purtroppo l'immobile in sé non ha valore quando produce reddito, quindi quando produce ricavi. Quindi diciamo che io è un invito che voglio fare agli operatori del settore, che di quelli più che altro stagionali. Diciamo, negli alberghi, a mio avviso, anche se non riusciremo a raggiungere grandi performance, dobbiamo mantenerli aperti. Mantenerli aperti prima per non diminuire il valore del nostro albergo, secondo per far sì che i nostri ospiti possano continuare a venirci a trovare, quindi avere un punto di riferimento qui sul Gargano, Manfredonia, in Puglia. Quindi diciamo che il vero patrimonio di un'azienda, sia economica che umana, sono le relazioni che si sono costruite nel tempo. Terzo, diciamo che un obiettivo importante è quello di innanzitutto garantire occupazione, perché se gli alberghi stagionali non apriranno, avremo tantissimi dipendenti stagionali che non potranno vivere nemmeno l'inverno, perché se io oggi non ho l'assunzione, quindi non maturo contributi, come potrò garantirmi l'inverno? Quindi diciamo che significa che da oggi a un anno questi dipendenti, se non ci sarà un intervento statale, saranno senza stipendio, e questa diciamo che è una situazione gravissima. Quindi l'auspicio tuo è che vi sia al più presto necessariamente interventi, vi siano interventi dello Stato con ammortizzatori o comunque con finanziamenti che dovrebbero in qualche maniera coprire le perdite. Ah, io penso che l'unico modo per far sì che questo settore, che è più colpito da questa crisi, che è quello, diciamo, che del turismo, anche degli eventi, della cultura, ma il turismo, perché parliamo di un mercato internazionale, che per rimettersi in moto ci vorranno anni, perché non è che si mette in moto da oggi al domani. Per quanto riguarda gli interventi statali, a parte, diciamo, la cassa integrazione al momento e le garanzie che sono state anche rimarcate da un'azione della Regione Puglia per un contributo di 450 milioni di euro a disposizione del settore, ma parliamo di garanzie. Oggi, per mettere in moto la macchina, c'è bisogno di liquidità.
Quindi c'è bisogno che ci sia un contributo a fondo perduto per far sì che queste strutture possano ripartire. Soltanto così, con questo contributo, si può garantire occupazione. Quindi, garantendo occupazione, possiamo evitare ammortizzatori sociali nei confronti di dipendenti, perché saranno pagati con gli stipendi delle aziende. Quindi diciamo che se si erogano benefici e quindi contributi a favore delle strutture ricettive, è l'unico modo, potrà essere l'unico modo per rimettere in moto la macchina. Quindi questo noi abbiamo bisogno, al momento diciamo che non si sta parlando ancora di aiuti, si sta parlando solo di garanzie. E noi quello che chiediamo anche è che questi protocolli possano uscire quanto prima, perché abbiamo bisogno di organizzarci. Perché diciamo che uno poi, un imprenditore, dovrà farsi conto in tasca se, per dire, questi protocolli siano all'altezza della situazione. Che se eventualmente, parlo di un ristorante, io devo mantenere 4 coperti ogni 10 metri quadri, io voglio pormi la domanda come quel ristoratore che ha 30 metri quadri con 7 dipendenti, come potrà garantire quindi i livelli occupazionali con quei minimi ricavi, considerando che anche se tornassimo il 5 maggio, il 4 maggio alla normalità, per noi sarà una normalità diversa. Magari, magari fosse vero che il 4 maggio torniamo alla normalità. Michele, ti blocco su questa tua ampia risposta, però vorrei invece proseguire con qualcos'altro, visto che sei anche componente del consiglio di amministrazione di Marina del Gargano. Andiamo nell'ambito sportivo, che tra l'altro è quello che più gradisco, più preferisco, visto e considerato che la maggior parte delle mie attività giornalistiche le svolgo nell'ambito sportivo. Giro d'Italia che doveva partire da Marina del Gargano, sarebbe stato proprio il mese di maggio un momento di festa, un momento di grande rilievo sportivo, perché sappiamo benissimo come la carovana della Gazzetta dello Sport e del Giro d'Italia è una carovana festosa, che tra l'altro presenta non solo lo sport dal punto di vista agonistico, ma presenta lo sport anche dal punto di vista sociale e ricreativo. Poi c'è tanto turismo nel Giro d'Italia. Questa scelta era stata davvero ben accolta a Manfredonia, con la partenza che sarebbe avvenuta a Marina del Gargano. Ora cosa succede? Molti sportivi si chiedono cosa succede se il Giro d'Italia sarà svolto. Sappiamo che tutto sarà rimandato in autunno, e se rimane questa tappa con partenza da Manfredonia. Allora, noi diciamo che eravamo partiti in Marina con tanti buoni propositi, considerando che il Marina esce da una situazione diciamo di crisi, e diciamo che grazie alla nuova proprietà, che comunque ha sanato la parte debitoria, quindi diciamo che ha rimesso in bonus il Marina, quindi diciamo che oggi ha tutte le carte per diventare un punto di riferimento per l'intero Adriatico. Eravamo stati a febbraio a Milano, e diciamo che combinazione erano proprio i giorni in cui il virus prendeva piede, però diciamo che di questa cosa qua ne abbiamo un po' tralasciato l'importanza. E presentando a Milano quella che era la tappa del Giro d'Italia, perché diciamo che oltre questa tappa, diciamo che comunque è stata volutamente e fortemente voluta diciamo dal Marina, proprio per rilanciarlo e per far sì che potesse diventare un punto di riferimento per la città e per l'intero territorio garganico. Quindi abbiamo accolto quella che è la proposta da parte del Giro d'Italia e dall'organizzazione. Quindi sono stati qui, hanno fatto un sopralluogo e hanno detto: guardate che questo posto è la fine del mondo, quindi vorremmo partire di qui. E quindi noi
diciamo che il consiglio di amministrazione ha accolto positivamente questa richiesta e, diciamo, grazie anche all'intervento della regione, diciamo che siamo riusciti a portare questa tappa a Manfredonia. Quindi questa tappa che doveva essere il 17 maggio, che purtroppo, diciamo, che è stata annullata perché è stato annullato tutto il Giro d'Italia, così è stato annullato anche il Giro di Francia. Vi posso anticipare che si rifarà al momento, diciamo che quindi il giro non è annullato, ma è posticipato a fine settembre. Quindi molto bene, tra fine settembre e ottobre, diciamo che ci sarà di nuovo la tappa a Manfredonia. Quindi Benissimo, una bella notizia questa, eh. diciamo che stiamo mantenendo quindi come posso dire, l'ipotesi quindi di ospitare qui il Giro d'Italia, che comunque avrebbe dato visibilità alla città, perché comunque sarebbe stati 2 giorni di grande spettacolo in marina. Sarebbe stato poi, diciamo che avremmo avuto grandi personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, dell'economia, perché dicevamo questo il Giro d'Italia che partiva da Manfredonia, il giro è, quindi è il giro, quella della bicicletta con la pedalata assistita, che è, diciamo, che è un modo per promuovere quella che è la mobilità lenta. E quindi i testimoni di queste diciamo di questa operazione sono personaggi tipo campioni Formula 1, per dire Ennio Doris, insomma, Io sapevo grandi. che alla presentazione c'era pure Jarno Trulli, per cui, Sì. per Quindi cui diciamo che era un'operazione veramente, purtroppo, diciamo che non si può prevedere il tutto. Quindi, diciamo, questa emergenza ha fatto sì che questo appuntamento slittasse ad ottobre, quindi tra settembre e ottobre. Nel frattempo avevamo anche un'altra azione, scusami Vincenzo, che sì, prego, dai. Se sono notizie avremmo belle, è giusto ascoltarle e saperle. avuto già da 20 giorni una ruota panoramica sul porto, quindi Ah, avremmo avuto una ruota panoramica di 35 metri che è che quella che avrebbe. stava a Foggia. Ah, No, non è quella che sarà Foggia, no, è no, un'altra, non è, no, 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 è un'altra, perché è quella era un'altra. quella imponente, È quella di ancora più alta, è Ah, ancora più alta di quella, sì, è ancora più alta di quella di Foggia. Quindi diciamo che avremmo creato. avremmo visto Castel del Monte, probabilmente. Sì, diciamo che Castellamonte si vede già col vento di tramontana, si vede già benissimo a occhio nudo. Quindi immaginiamo a quell'altezza. Diciamo che era stato individuato poi un punto dove alzandosi si vedeva i due moli, quindi sia del vecchio porto che del porto turistico, dove diciamo da questi. Quanto tempo prima dovrebbe venire la ruota panoramica? No, allora la ruota panoramica, diciamo che noi siamo ancora in contatto. Quando avremo i protocolli e tutto questo sarà consentito, noi installeremo quindi la ruota panoramica sul porto, perché comunque diciamo che è un'attrazione molto forte per la nostra città, non solo per il porto, perché ci sarà gente che vorrà venire a farsi un giro sulla ruota in riva al mare, che comunque è qualcosa di, non dico unicum, ma raro. Raro, Quindi. io potrei suggerire, in quanto operatore di un determinato settore del volontariato, sarebbe bella se si dedicasse una piccola parte di queste giornate anche a far partecipare ragazzi con diverse abilità alle manifestazioni di ruota panoramica. Assolutamente sì, accogliamo di cuore il tuo invito. Ordine in diretta alla luce del sole. Siamo sensibili all'argomento, quindi diciamo che già più volte è manifestata la nostra sensibilità a Sappiamo questo. benissimo che è così. Quindi sicuramente, diciamo, anzi Vincenzo, ti voglio dire, quando in qualità di presidente dell'Agenzia del Turismo io riservai un intero parcheggio solo per i Lo disabili. ricordo benissimo e per questo ti ringrazio, anche se con un po' di ritardo, però lo ricordo Diciamo che benissimo. senz'altro. Io, Michele, questa domanda te l'ho fatta come presidente dell'Associazione Delfino, per cui sai benissimo come ho a cuore
anche le iniziative che possano coinvolgere ragazzi diversamente abili. Questo è il motivo per cui ti ho chiesto questo. Andiamo invece. Un'altra cosa voglio dirti, giusto così, perché non voglio. Considera che per noi, diciamo, questa stagione 2020 era la primavera della Marina del Gargano, perché diciamo che abbiamo, innanzitutto, abbiamo l'obiettivo di fare un grande open day per lanciare il Marina quale porto a disposizione del sistema portuale regionale, perché siamo entrati in una rete di porti, come anche visto come anche un albergo che offre quindi ospitalità da chi vede al mare, ma poi diciamo che ci sono delle novità, in quanto a breve ogni molo sarà intitolato a dei personaggi famosi. E Benissimo, bene. diciamo, quindi avremo dei momenti in cui diciamo, di grande spettacolo, di grande condivisione con la città, per dedicare ogni molo a un personaggio famoso, alcuni di questi anche molto noti alla nostra città e diciamo che anche personaggi di lustro. Quindi vorremmo quindi anche dare un nome quindi ai pontili, anche alle banchine, anche alla passeggiata. Quindi a breve, appena tutto questo ci sarà concesso, noi vorremmo condividere con l'intero territorio di Manfredonia, ma col Gargano, ma con la Puglia intera, quello che è il nostro obiettivo affinché il Marina del Gargano possa diventare la perla, diciamo, dal punto di vista portuale dell'Adriatico. Quindi il Che fiore poi all'occhiello. è quello, che quello che idealmente ha accompagnato questo progetto e questa nascita di un ampio e bellissimo spazio che è quello del porto turistico. È così? Assolutamente sì, diciamo che il porto nasce con delle bellissime, diciamo, obiettivi, un progetto veramente di grande valore. Ogni anno, diciamo che anche, viene anche premiato con la bandiera blu, quindi diciamo che è un porto che ha tutti i requisiti. Noi lo stiamo arricchendo anche di servizi, a breve ci sarà anche la possibilità di poter dormire su un pontile perché saranno, diciamo che saranno allocati dei botel, quindi questi appartamenti galleggianti. Quindi a breve ci sarà la possibilità di poter trascorrere la propria vacanza anche all'interno di un botel. Quindi diciamo che a breve, diciamo che ci saranno una serie di novità che diciamo riprendono quello che è il progetto di un marina degno di un grande nome, quale il Gargano, perché diciamo che dobbiamo far sì che Manfredonia possa riappropriarsi di questo bellissimo appellativo, quale Porta del Gargano. Manfredonia è la città ideale per vivere al meglio la destinazione Gargano. Manfredonia è la città che ha il più alto tasso di beni culturali della provincia di Foggia. Manfredonia ha tradizioni, ha cultura, ha gastronomia. C'è bisogno di mettere insieme gli imprenditori e scrivere un progetto di sviluppo turistico condiviso tra i cittadini e l'impresa. Quanti minuti? Perché diciamo, è fondamentale affinché ci possa essere una destinazione turistica che i cittadini si sentano i primi attori di questo processo di trasformazione. Una destinazione turistica non lascia le chiese chiuse, non lascia i negozi chiusi negli orari di punta. È una città pulita, una città dove c'è un verde colto, è una città accogliente. Quindi ci sono tanti elementi sui quali si dovrebbe lavorare e oggi da questa crisi, perché comunque diciamo che alla crisi sanitaria c'è una crisi economica e sociale, dobbiamo iniziare a pensare che dobbiamo ammainare la bandiera dell'orgoglio, la bandiera politica e partitica e metterci insieme affinché un progetto sia unico.
e della città, è la città al centro delle attenzioni, non la vita individuale di un imprenditore, ma la vita di una società quale quella di Manfredonia. Beh, Michele, io ritengo che con tutto quello che è stato detto, soprattutto negli ultimi 5 minuti, con riferimento a tutta questa bella e ampia progettualità che è collegata al rilancio di Marina del Gargano, possiamo chiaramente chiudere in bellezza questa intervista, per cui dobbiamo ringraziarti. Abbiamo fatto fuori 34 minuti Mamma di mia. intervista, per cui dobbiamo necessariamente chiudere. Noi ovviamente ringraziamo il dottor De Rico, che è il responsabile di Marina del Gargano, che interpelleremo poi al più presto. È molto bello quello che è stato detto, molto pratico e soprattutto è un nuovo inizio, se vogliamo, e sarebbe un inizio bellissimo per Marina del Gargano, ma sarebbe un inizio bellissimo per il rilancio di questa città che merita davvero sorte migliore, perché diciamola tutta, è stata un po' troppo violentata e calpestata questa città. Ti voglio, scusa, solo un'ultima cosa. Ma certo. Il Marina del Gargano deve essere inteso non quale speculazione edilizia o industriale, ma deve essere intesa come un'infrastruttura che può essere il locomotore di uno sviluppo turistico cittadino. Diciamo che quindi ci deve essere un'integrazione tra città e portualità. Va Questo è benissimo. fondamentale. D'accordo, grazie, Grazie. grazie ancora Grazie a Michele. voi. Io Grazie. ovviamente mi auguro di averti ancora come nostro ospite, perché c'è tanta carne a Con cuocere. piacere, con piacere. E chiudiamo questo collegamento. Tra l'altro, una bella intervista, ti faccio i miei complimenti e ti chiedo di rimanere in linea appena chiudiamo il collegamento, perché vorrei giusto conferire per delle comunicazioni di servizio. Noi intanto ci salutiamo, ringraziamo ovviamente tutti coloro che sono stati all'ascolto, tutti coloro che sono stati alla visione di questa bella intervista fatta con il dottor Michele De Meo, che ha parlato sia in qualità di operatore turistico, sia in qualità di console del Touring Club, sia nella qualità di consigliere di amministrazione di Marina del Gargano. Poi, a parte, in un altro momento chiederemo a Michele qualcosa come presidente della Fondazione Re Manfredi. Abbiamo messo da parte per il momento le attività della Fondazione Re Manfredi, che comunque meritano di essere comunque evidenziate e citate. Grazie ancora Michele, e Grazie a voi. grazie a tutti coloro che sono stati in nostra compagnia. Alla prossima occasione.